adesso il dottor Piacenti, presidente di EURES, di raccontarci, diciamo, in sintesi un po' quello che è venuto fuori da questa indagine. Anche il presentare un'indagine, come diceva l'assessore Manzella, anche cercare di fare uno studio fa parte un po' del metodo di questo comitato. Ripeto, abbiamo presentato un'indagine sul cyberbullismo fatto con l'Università La Sapienza e la LUMSA il novembre scorso, presenteremo questo premio fatto con il Coro dell'Umbria, le Marche e l'Abruzzo a marzo. Cioè l'idea è quella di non solo fare un'attività diciamo a tutela dei consumatori, cercando di farla nella maniera migliore, il ruolo un po' anche di arbitro quando diciamo, si arriva alla fase di definizione, ma anche quello di studiare e di fornire, diciamo, innanzitutto al Consiglio regionale, di cui noi siamo il supporto, la spalla e quindi anche un po' la Giunta, ma anche per quel che ci compete all'autorità, anche degli spunti, diciamo, di innovazione, di miglioramento, di riflessione e approfondimento. Questo metodo del dialogo, oltre che dell'indagine, io ci tengo a rivendicarlo, che è stato in questi 4 anni, credo, un po' la direttrice fondamentale del Comitato. Insomma, qui vedo moltissimi rappresentanti di associazioni, abbiamo fatto una serie di incontri periodici, abbiamo cercato di ragionare insieme su quello che, nonostante il CoreCom non è un regolatore, evidentemente, è semplicemente un braccio operativo sul territorio, quelli potevano essere anche delle piccole innovazioni, delle piccole migliorie, insomma. Non sempre siamo riusciti, perché poi trovare il punto di equilibrio tra operatori, associazioni, utenti, non è sempre semplicissimo, però credo che, diciamo, studiare, indagare, raccogliere spunti, saluto il commissario Nicita che è arrivato, grazie di essere qui di ACCOM, e evidentemente deve essere comunque uno stimolo che ci deve comunque aiutare. Quindi do la parola volevo anche brevemente raccontare l'agenda della giornata. Adesso ci sarà la presentazione dello studio, poi cederò la parola al dottor Preta per un primo panel di tipo economico sul tema e sulle riflessioni che vengono fuori dall'indagine. Poi il professor Nicita farà un po' da trade union fra il panel economico e un panel più normativo giuridico, e spero, conto che ci sia anche lo spazio per qualche domanda, vedo molte associazioni e anche molti operatori, e poi aspettiamo per le conclusioni il presidente Cardani, che è andato lui adesso al Consiglio di Stato, quindi oggi abbiamo questa sovrapposizione con il Consiglio di Stato sull'inaugurazione dell'anno giudiziario che un po' ci penalizza. Il professor Nicita è qua, ha scelto, e lo ringraziamo per questo. Grazie, la parola allora al dottor Piacenti, ringrazio di essere qui. Consentire inoltre di salutare il dottor Lo Fazio e Ligeia Longo, sono qui, sono uno il past director del CoreCom, l'altro il nuovo direttore. In bocca al lupo a tutte e due, che hanno da poco tempo, diciamo, nuovi incarichi in Consiglio regionale. Bene, buongiorno, grazie a tutti. Cercherò di, diciamo, illustrare in un tempo congruo i risultati più interessanti dell'indagine, naturalmente massimo. E voglio ringraziare naturalmente il CoreCom per questa opportunità che ci ha voluto dare nell'impegnarci in questo lavoro. Ringrazio tutti voi e passo rapidamente a illustrare i risultati del lavoro. Ci provo. Vorrei, no? Forse devo andare di là. Qual è lo zoom? Allora, grazie. I temi di cui parliamo sono stati già
un pochino anticipati, ma io credo non tutti, e poi li vedremo un po' nel dettaglio, no? Perché si è parlato di, io direi, asimmetria come termine complessivo, cioè di un rapporto fra consumatore e operatori telefonici che in molti casi non è un rapporto simmetrico, c'è una domanda di tutela, c'è una percezione di debolezza da parte del consumatore che noi ritroviamo nel corso di tutta l'indagine. Questo lavoro è stato sviluppato attraverso due percorsi di ricerca, noi oggi ne illustreremo uno soltanto, abbiamo già realizzato delle interviste qualitative con associazioni di consumatori, operatori telefonici e istituzioni, quindi Corecom e istituzioni locali, in cui abbiamo cercato di rispondere proprio al tema iniziale, che è un tema alto che noi abbiamo avuto come diciamo tema di questo convegno, qual è il rapporto auspicato, possibile, reale fra libertà di impresa e tutela del consumatore. Un tema teorico diciamo molto ampio che tutti continuiamo a tenere presente, che al quale noi abbiamo cercato di dare una piccola risposta attraverso appunto la percezione dei consumatori. Come l'abbiamo fatto? Ne abbiamo intervistati 2000 nel Lazio, un campione molto ampio, con criteri diciamo di stratificazione e rappresentatività molto rigorosi, sia dal punto di vista provinciale, dimensione demografica, età e genere, estrazione casuale. Abbiamo coinvolto 79 comuni del Lazio, selezionati sulla base diciamo del reddito medio della popolazione, quindi abbiamo cercato di attenerci il più strettamente possibile a tutti i criteri che ci restituissero una effettiva rappresentatività del campione. E il primo tema che abbiamo toccato è stato proprio quello di provare a definire qual è il profilo dei consumatori, quello che abbiamo già visto. E c'è questa diciamo demarcazione netta fra quanti si sentono competenti e quanti si percepiscono come inesperti, no? Vediamo il 43% della popolazione. Se vedete diciamo i grafici e le torte sopra, in qualche modo rispondono a una domanda analoga, no? Che è quella di qual è il rapporto fra il consumatore e diciamo, gli operatori telefonici. Anticipavamo prima, abbiamo quasi la metà, anzi poco più della metà del campione che ha in essere due o più abbonamenti, che ha avuto rapporti negli ultimi 5 anni con 2, 3 o più operatori, quindi diciamo c'è una parte della popolazione, una parte dei consumatori che ha comunque costruito una propria esperienza anche di cambiamento, che ha una visione più evoluta, più complessa, ma ne abbiamo anche un'altra metà che invece non si sente totalmente debole rispetto all'evoluzione e cambiamenti del mercato. E se vediamo sulla destra questa percentuale di inesperti, incompetenti, come la vogliamo chiamare, addirittura sale al 67% se prendiamo il campione di 60 o più anni, e al 73% se all'interno di questo campione vediamo la quota dei meno scolarizzati. Quindi è chiaro che questa demarcazione è legata soprattutto, cioè è legata almeno in parte, alla competenza, all'alfabetizzazione tecnologica, alla capacità di leggere il mercato. Passaggio successivo, abbiamo veramente cercato di seguire l'andamento del rapporto fra consumatore diciamo e contratto telefonico, chiamiamolo così. Seconda questione, come siete stati informati in sede di diciamo, approccio con il commerciale, in sede di sottoscrizione del contratto? E questo credo sia un dato molto interessante, no? Lo abbiamo declinato questa informazione attraverso 5 item, quindi vincoli e penali del passaggio ad altro operatore, servizi inclusi e esclusi, copertura del segnale e velocità, costi complessivi e contenuti dell'offerta.
Rispetto a questi 5 punti, una cosa che credo sia particolarmente interessante è che in realtà soltanto il 45% degli intervistati ci dicono di essere stati informati in maniera adeguata su tutti e 5 questi aspetti dell'offerta. Il 25% ci dicono che in 2 di questi aspetti su 5, in 1 o 2, ci sono state delle lacune, e addirittura il 28% invece ci dice che l'informazione è stata lacunosa su 3 o più di questi aspetti. Se vedete la tabella in alto a destra, vediamo quello che diciamo cercavo di anticipare prima, come la percezione, anche proprio la relazione di capacità di cogliere e quindi di decodificare l'informazione che viene data dagli operatori scenda drasticamente nelle fasce più deboli dei consumatori. Quindi vedete come fra gli inesperti soltanto il 36,7% dica di essere stato informato esaustivamente su tutti i 5 punti, come questa quota scenda appunto sotto il 50% in tutte le fasce e anagrafiche più alte della popolazione, e come anche qui nel rapporto maschio-femmina, dove ancora esiste diciamo oggettivamente, no, un divide nella capacità di decodifica di queste informazioni, anche qui sono diciamo il 43% della componente femminile del campione soltanto indica una informazione esaustiva. Quali sono le aree più critiche? Sono innanzitutto vincoli e penali nel passaggio ad altro operatore, lo abbiamo visto, per cui molto è stato fatto insomma in questo tempo anche dalle autorità preposte alla tutela del consumatore, servizi inclusi ed esclusi, copertura del segnale e via via scendere sugli altri punti. No, ciò su cui si informa meglio sono i contenuti dell'offerta, no? Il famoso giga, tempi, minuti, sms, eccetera. Che è quello diciamo che è proprio la chiave di attrazione del consumatore, che magari viene distratto rispetto ad altri aspetti dell'offerta e diciamo che su questo si genera una percezione di cattiva informazione. Analogamente noi vediamo, qui abbiamo chiesto negli ultimi 5 anni quanti appunto intervistati abbiano avuto delle controversie, cioè abbiano avuto delle problematiche di servizio, inadempienze da parte degli operatori, e anche qui ritroviamo questa diciamo divaricazione netta, no? Fra quanti le segnalano, 49,6%, e diciamo un dato sostanzialmente sovrapponibile di assenza di problematiche. Ritroviamo diciamo una gerarchia di problemi che poi sono gli stessi che quando andiamo a vedere le relazioni della GCOM riscontriamo, no, sulle aree di intervento, sia ovviamente a livello regionale sia a livello globale. Al primo punto ci sono appunto la fatturazione dei servizi non richiesti, i costi superiori rispetto a quelli concordati o percepiti, perché poi anche qui, come dire, noi abbiamo il punto di vista del consumatore che non è necessariamente la verità. Io questo tema lo sottolineerò perché si è parlato di tutela del consumatore, ma noi parliamo di terzietà, che è, come dire, un vocabolo purtroppo mal digerito, no? Molto spesso anche allo stesso consumatore. Che cosa fa il consumatore? Qui noi ovviamente siamo all'interno di un'indagine campionaria per quanto ampia, diciamo, abbiamo sempre un errore campionario del più o meno 3% e diciamo abbiamo provato a leggere una serie di dinamiche che in realtà rispondono effettivamente poi ai dati oggettivi che abbiamo trovato dalle indagini, appunto parliamo naturalmente di AGCOM e altre istituzioni. Ma che cosa ci dice questa indagine? Che di fronte ai disservizi percepiti, chiamiamoli così, segnalati, un intervistato su 4, come dire, li tollera, non fa nulla, non li rivendica, mentre 3 su 4 si rivolgono al servizio clienti dell'operatore, che sappiamo essere un passaggio diciamo obbligato, no, nell'iter di costruzione di avvio di una controversia.
Che cosa succede? Che nel, almeno sulla base dei nostri dati, il 55,9% dei dati, dei casi, l'operatore, cioè il servizio clienti, risolve il problema. Nel 44% no. A quel punto che succede? Questo credo che sia uno dei passaggi più significativi, che tre consumatori su quattro che non vedono risolto il proprio problema attraverso il servizio clienti lasciano, abbandonano, tollerano il problema, non, mentre soltanto diciamo il 37% persegue altre strade che possono essere i consumatori, il, diciamo un legale privato, rivolgersi direttamente al core. Quello che a me interessa molto per concentrarci su questo 63%, no? Noi ci siamo chiesti ma perché? Allora una risposta immediata è nel fatto che molto spesso il valore economico del danno subito, percepito, è un valore economico molto ridotto, può essere legato a qualche decina di euro, in alcuni casi può arrivare naturalmente a valori molto alti e quella sicuramente è un elemento di demotivazione da parte del consumatore, perdere tempo, impegno, energie. Ci sono altri due elementi che fanno riferimento secondo me alla visione del mercato e questo credo sia un altro dato particolarmente significativo. Noi vediamo come il 55% degli intervistati abbia una percezione di scarsa distintività dell'offerta commerciale. Perché non mi muovo? Perché non cambio? Perché non cerco di rivendicare, no, una situazione diversa? Perché in moltissimi casi immagino che le offerte siano sostanzialmente simili. E questo è naturalmente un altro elemento di demotivazione a rivendicare i propri diciamo, diritti di consumatore. Addirittura vediamo come il 45% abbia l'idea che le compagnie telefoniche si mettano d'accordo fra loro nel costruire la propria offerta commerciale. E naturalmente tutto ciò contribuisce a demotivare il consumatore nel proprio percorso. Veniamo al core come altro diciamo, punto finale di questo percorso rapidissimo di illustrazione dei risultati. Vedevamo prima quanti diciamo, rinunciano o meno ad andare avanti nella propria controversia. In questo percorso a noi risulta, diciamo, almeno sulla base dei nostri dati, ma via via questa è una quota di popolazione che scende, e quindi prendiamo come riferimento indicativo questi numeri, che il 24,7% di questi consumatori si è rivolto al Corecom direttamente o successivamente attraverso le associazioni consumatori e legali. Questo dato, diciamo, partendo dai grandi numeri degli utenti di telefonia del Lazio, ci porta a quest'altro, diciamo, a quest'altra stima, cioè che circa 60.000 cittadini del Lazio negli ultimi 5 anni si sia rivolto al Corecom, che mi pare peraltro un valore vicino a quelli poi effettivamente diciamo censiti dall'attività del Corecom. Ci sono elementi contraddittori, e qui vado a chiudere perché secondo me è anche molto interessante, sulla soddisfazione e sulle aspettative che ci sono fra i consumatori. Perché da un lato noi gli abbiamo chiesto prima genericamente a coloro che avevano seguito questo percorso qual è il vostro giudizio sul ruolo di facilitatore realizzato dal Corecom a prescindere dall'esito della controversia, e il 95% ci ha detto molto positivo o abbastanza positivo, no, quindi ci aspetteremmo, no, una piena soddisfazione. Ma quando siamo entrati nel merito degli ambiti dell'azione del Corecom, qui sempre ricordiamoci che parliamo di, diciamo, un numero relativamente contenuto di intervistati, ma insomma comunque molto interessante, vediamo che l'elemento di maggiore insoddisfazione da parte dei consumatori è proprio la terzietà, cioè ci si rivolge all'istituzione nell'idea che quella debba essere
dalla tua parte, che debba tutelare te, non che debba in qualche modo rappresentare la terzietà dell'equilibrio fra mercato e consumatore. In questo senso, cioè, viene vissuta negativamente l'efficacia della mediazione, perché è legata all'aspettativa del risultato. Anche sui tempi, secondo me, si spiega facilmente perché i tempi vengano percepiti negativamente, perché oggi un contratto telefonico si apre in 5 minuti sull'autobus, no? Cioè, vogliamo abbonarci, lo facciamo, saliamo sull'autobus 2 minuti. Per avere ragione dei propri diritti, per vedere riconosciute i propri diritti, magari bisogna ovviamente avviare un percorso complesso che ha elementi di burocrazia e quant'altro. E questo è un altro elemento di riflessione, credo non di poco conto. Mentre, diciamo, molto positivamente sono viste sia la professionalità del personale e sia ovviamente l'assenza dei costi di gestione legati al Corecom. Siamo alle ultime due slide, quindi qui vado a chiudere. Avevamo già parlato prima della conoscenza del Corecom. Noi gli abbiamo chiesto in che misura lei conosce il Corecom e le sue funzioni, e soltanto l'11% ci ha detto di conoscere, come dire, sia il soggetto sia la funzione. Il 31% ne ha sentito parlare ma ha una conoscenza generica, mentre ancora il 57% non, già afferma di non averne sentito parlare. Ciò nonostante, vediamo ancora una volta come il giudizio sull'utilità percepita di un soggetto facilitatore pubblico, e qui lo sottolineiamo perché faceva parte della domanda, come il Corecom, è comunque percepita ancora una volta all'interno di quella domanda di tutela sostanzialmente da oltre l'80% del campione. Quindi questa domanda ritorna, e quello che vorrei sottolineare è come il campione, diciamo, che avevamo visto prima esperto, e coloro che hanno avuto delle controversie con gli operatori telefonici, a maggior ragione sottolineano l'importanza di questo soggetto. Le ragioni le abbiamo viste prima, quindi insomma non le sto nuovamente a illustrare. Questo era il perché utile, perché inutile. Il perché: abbiamo una base di 1200 interviste, quindi ovviamente molto più solida. Ancora una volta, perché? Perché il consumatore è debole, no? Quindi la terzietà si declina, no? Quasi scende nella, diciamo, nella tutela, quindi nella parzialità. Questo è un tema, credo, piuttosto delicato. E mentre abbiamo visto la prima voce, ovviamente legata a un numero, una base molto più limitata di interviste, della non utilità è legata al fatto di evitare ulteriori passaggi. Benissimo, ho finito di dire.